avete sicuramente letto su Sile Renon Possum, Papa Francesco ha scelto di fare una prefazione al libro di Enzo Bianchi che parlerà della fraternità. Il libro edito da Einaudi uscirà il 17 settembre nelle librerie, ma chiaramente ciò che desta scalpore riguardo a questo libro è certamente la scelta di Papa Francesco di firmare la prefazione ad un libro di una persona che sarebbe stato il terribile, grandissimo problema della comunità di Bose. Noi lo avevamo già sottolineato ai tempi dei tempi, ovvero quando la vicenda era fresca, era ancora in fase di decisione e l'intervento della Santa Sede risultava quantomeno inopportuno e soprattutto fuori da qualunque norma giuridica, perché la comunità di Bose, per quanto ne vogliano, sono laici e come laici la Santa Sede non aveva nessuna possibilità di intervenire, a maggior ragione se parliamo di una realtà che si dice ecumenica. E quindi una realtà che dovrebbe dipendere quindi da tutte le realtà appunto a cui i singoli membri dicono di appartenere, quindi pensiamo ad esempio ortodossi, protestanti, eccetera. Questo però secondo me è l'emblema, forse era ancora antesignana della questione di Angelo Becciu, del cardinale Angelo Becciu, cioè ci faceva già capire com'era l'atteggiamento di Papa Francesco, ma della Santa Sede in questo momento nei confronti del diritto. Quindi l'assenza completa di norme certe, tant'è vero che il caso Bose iniziò ancora prima della nascita di Sile Renon Possum, quando io aprii questo sito, quando ero ancora da solo e scelsi io di mia sponte di pubblicare il decreto che riguardava Enzo Bianchi, decreto che non avevano neppure gli interessati ancora, ma che era necessario pubblicare per fare verità su una vicenda folle, perché per quanto se ne possa dire sia di Enzo Bianchi sia della comunità di Bose, che chiaramente è lontana anni luce dalla sensibilità di tutti coloro che fanno parte di Sile Renon Possum, ma qui c'era una questione di giustizia, cioè mancava completamente la giustizia e mancava completamente la verità. Venivano dette delle cose folli che pubblicando il decreto di Enzo Bianchi e che riguardava anche alcuni fratelli, non emergevano dal decreto. Allora possiamo noi adottare una decisione, no, così importante che andava addirittura a scardinare la vita di questa persona che ha oltrepassati 70 anni, si ritrovava buttato fuori da una realtà che aveva costruito con le sue forze, con i suoi soldi, con tutta una serie di attività che aveva messo insieme durante tutta la sua vita. E il fine di questa persona era proprio vivere in fraternità e poter morire in ciò che lui aveva creato. Invece no, visto che noi siamo sempre molto caritatevoli, sia nei giudizi e sia nelle attività, abbiamo dimostrato come Chiesa siamo incapaci di lasciar stare la gente e soprattutto di non ingerire in questioni che non ci riguardano. E quindi Sile Renon Possum aveva pubblicato il decreto che era chiaramente riservatissimo, era in mano soltanto al segretario di Stato e al Papa, ma che diceva delle cose che erano, a parte il fatto che non erano provate neppure le cose che diceva il decreto, ma soprattutto non diceva ciò che andava a dire in giro il grandissimo commissario pontificio che era stato nominato, ovvero Amedeo Cencini, no? Il grandissimo psicologo che ha studiato sulla carta delle merendine, probabilmente la psicologia. E in questa vicenda, peraltro, poi furono chiamati ad intervenire anche Anna Deodato, la grande falsa psicologa, no? Questa consacrata che andava in giro a spacciarsi come psicologa e noi abbiamo evidenziato come in realtà non fosse assolutamente una psicologa. Poi sono tutti corsi al riparo, no? Anche le agenzie di stampa della CEI hanno subito modificato anche gli articoli di stampa dove la definivano psicologa e pensate che questa qui
Cencini l'ha inserita anche nella commissione per gli abusi della CEI, aveva fatto degli interventi, qualcosa, poi l'avevano fatta parlare alla Gregoriana, sempre definita come psicologa e psicoterapeuta. Mai avuto una laurea in psicologia, mai iscritta ad un albo, tant'è vero che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia poi la diffidò immediatamente e la signora tornò nei ranghi. E poi Parolari, Enrico Parolari, il grandissimo scaccolatore nelle sue grandi sedute, no? Dove lui pensa di guarire chiunque, questa psicologia fatta appunto Parolari, Cencini, la Deodato, pur non essendo psicologa, che fa questi colloqui dove lei finge evidentemente di avere delle competenze che non ha, ecco, è tutta una psicologia falsa, farlocca, no? Perché lo psicologo in primis è una persona che ascolta, cerca di entrare nella storia delle persone e soprattutto non giudica. E invece abbiamo visto, no? Silvia Non-Possum lo ha rivelato molto spesso in diverse occasioni, come Amedeo Cencini invece non faccia altro che giudicare la vita degli altri, senza guardare peraltro la sua, perché ci sarebbe molto da dire. E quindi Enzo Bianchi, ritornando alla sua vicenda, ci faceva comprendere come c'era un atteggiamento folle anche da parte del segretario di Stato, no? La segreteria di Stato che interviene su questa realtà sulla quale non avrebbero neppure competenza. Allora ci si chiedeva, ma come mai allora non il dicastero per i laici, che era forse la realtà che più avrebbe potuto intervenire, neanche il dicastero per la vita consacrata, perché non sono religiosi. Però la follia, ecco, è stata anche di chi ha permesso che qualcuno mettesse il naso lì dentro, no? Però per il potere questo ed altro. Quindi figuriamoci, Luciano Manicardi, pur di ottenere il potere, aveva fatto questo ed altro. Perché? Perché la Santa Sede aveva cercato di mettere mano su questa realtà da tanto tempo. Pensate, ricordatevi quando dicevano che Enzo Bianchi sarebbe stato fatto cardinale. Ma tantissime volte, peraltro, hanno proposto il presbiterato a Enzo Bianchi, no? Cioè, ci sono quelle persone che bussano, alle porte dei seminari e magari fanno un percorso di formazione e palesano e dimostrano di avere, la vocazione, eccetera, però magari perché sono un po' più, tradizionali, magari perché sono legati alla liturgia, no? E invece Enzo Bianchi gli si diceva: ma sì, no, ordiniamolo, ordiniamolo. Ma perché? Perché il presbiterato da qualche vescovo e anche da qualcuno che sta più in alto è visto come un qualcosa così e quindi qualcuno lo aveva visto come un modo per ingabbiare Enzo Bianchi, no? Cioè, se io ti ordino, poi dopo sei sotto la mia autorità. E c'è da dire che Enzo Bianchi invece da questo punto di vista è sempre stato fermo sulle sue idee, che personalmente non condivido. Però almeno ha dimostrato coerenza e quindi ha sempre voluto che la Santa Sede rimanesse fuori da questa realtà. E invece, grazie a questo intervento e grazie alla demonizzazione di quest'uomo, atti calunniosi, che io figuratevi avrei veramente fatto delle cause che Pietro Parolin sarebbe lì a piangere ancora, dove sostanzialmente gli si dicevano le peggio cose in modo da allontanarlo ed ora, grazie alla grande opera canonistica di Gianfranco Ghirlanda, canonista d'eccellenza, che non capisce neppure che i laici non hanno potestà di governo, lo hanno trasformato in un monastero sui iuris, no? Quindi questo Sabino Chialà con questa croce, no, pettorale che si mette al collo, probabilmente sperano di fare quello che è successo a Fallica, no? Da una piccola realtà come Dumenza, poi lo hanno sbattuto nella grandissima arciabbazia, che adesso vediamo se riuscirà a distruggerla. Come peraltro aveva già iniziato a fare Donato Ogliari, no? Ecco, questo è ciò nel quale ci ritroviamo. Molte volte, appunto, si accusa di abusi, si accusa di autoritarismo, eccetera, qualcuno nel momento in cui invece semplicemente si sta facendo noi questa parte, quindi la segreteria di Stato magari accusa di abusi, di autoritarismo, quando in realtà entra a gamba tesa in una realtà dove non ha voce. E soprattutto non garantisce nessun diritto alle persone coinvolte, no? Né il diritto di difesa, né il diritto ad un processo, no? Ricordate, potete andare a leggere, no? Poi Psyllera Non-Possum è cresciuto tanto, probabilmente Parolin, quando gli venne una sincope perché il decreto dalla sua scrivania volò su un
piccolo blog nato da un mese o 2 mesi, fatto da un povero un poveraccio, non pensava che poi sarebbe diventato invece un portale di informazione con tutto ciò che è divenuto Siler Non Possum, no? Però era fondamentale in quel momento, io poi personalmente lo trattai dal punto di vista canonistico, ma era fondamentale pubblicare per dire: guardate che quello che dice Cencini in giro non è vero, non è scritto neppure in una decisione così importante come un decreto singolare, no? Che il Papa approvò sempre in modo autoritario e senza garantire nessun diritto, approvò in forma specifica, come ha fatto in numerose occasioni, per non permettere a nessuno di potersi difendere. Oggi, dopo tutto questo tempo, Papa Francesco ritorna, peraltro io avevo pubblicato anche una lettera che partì da Santa Marta, dove appunto disse a Enzo Bianchi: resta sulla croce, perché ora ti è chiesta la croce, nel momento in cui la croce gliela stava infliggendo lui. Ma adesso cosa fa? Firma questa cosa. Ecco, allora forse con questa prefazione, Papa Francesco vuole forse chiarire e dire quello che è stato fatto fino adesso. Forse non era una delle cose migliori. Ora Enzo Bianchi ha creato una nuova realtà che si chiama Casa della Madia. E sta ovviamente cercando di rifare la vita che lui ha sempre voluto fare. Per fortuna, ecco, adesso con tutte le tutele che non permettono alla gente di mettere le mani dove non ha giurisdizione. Speriamo, ecco, che questa vicenda si chiuda, anche perché io personalmente con Siler Non Possum avevo fatto anche luce sul fatto che Guido Dotti, no, questo grandissimo uomo, trasparentissimo peraltro, solo dalla faccia ci si rende conto di che soggetto è, aveva chiesto con uno statuto falsificato dei soldi alla Regione Piemonte, e la Regione Piemonte, quando vide quella roba su Siler Non Possum, immediatamente avviò un procedimento e richiese indietro i soldi. Questo per farvi capire, ecco, chi sono quei soggetti che hanno fatto di tutto per uccidere il proprio padre, no? Questo parricidio lo avevo chiamato io a suo tempo. Ecco, forse facciamoci anche 2 domande su che cos'è la carità, su come ci comportiamo, no? Nelle nostre realtà. Magari facciamo le settimane ecumeniche, magari facciamo tanti fervorini, ce la prendiamo con chi dice la verità o cose del genere, e poi manchiamo di carità verso un uomo che ha dato la vita ad una realtà, ha speso tutta la sua vita per quella realtà, e se quella realtà ora è ciò che è grazie a quest'uomo. Però poi, alla veneranda età di 70 anni e passa, lo pigliamo e lo buttiamo per strada. Le lotte che quella comunità ha fatto per togliere le chiavi a Enzo Bianchi, anche del suo singolo eremo, ve le lascio soltanto immaginare. Ecco, questo semplicemente perché spero che con questa prefazione qualcuno a Bose si renda conto che anche il Papa forse non condivide tanto tutto ciò che hanno fatto.